piacere l'invito che Corrado mi ha rivolto a partecipare a questo incontro che, come abbiamo sentito, darà vita a questo progetto molto gentile. Prendo le mosse da questa considerazione. Chi conosce la storia di Rimini, dai secoli passati, ma soprattutto dal secondo dopoguerra, sa che i periodi di massima espansione, di massimo sviluppo umano integrale, sono stati quelli in cui per tutta una serie di ragioni si è realizzata una convergenza, una coesione su quella che si chiama coesione sociale. E non ho il tempo di illustrare, ma chi ha una certa età sicuramente si ricorderà da le cose in altri modi. Pur nella differenza dei punti di vista c'era ugualmente una convergenza verso l'unità. E l'unità stava per rappresentare il bene comune della città intesa come luogo di vita, non come luogo solo fisico. Ebbene, il fatto è che da circa un quarto di secolo a questa parte le cose sono cambiate radicalmente, non solo a Rimini, ma anche a parte di Rimini. E cioè che la cultura nefasta dell'individualismo assiologico o dell'individualismo libertario ha fatto dimenticare quello che era accaduto nella fase precedente. E quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Primo, che il contratto ha preso il posto del patto, dell'alleanza. Prima si parlava di alleanza, di patto, ora si parla di contratto. Il contratto, voi sapete, è lo strumento principale con cui funziona le relazioni in un'economia di mercato, e non c'è nulla di male. Ma nasce quando io applico la logica del contratto ad ambiti che non sono disposti ad accogliere. Secondo, l'invidia ha preso il posto della emulazione. Nella fase precedente c'era emulazione, ognuno cercava di emulare chi faceva meglio, ma non lo denigrava. Come voi sapete che vivete qui, io vedo le cose un po' più da lontano, sono anch'io informato, l'invidia sociale ha preso il posto dell'emulazione. Se uno fa qualcosa, realizza qualcosa, altri, state pur certi, che si adopereranno per denigrare, per tagliare l'erba sotto i piedi e così via. È quello che ha detto adesso il segretario della CGIL, ne ha un'ulteriore conferma. Quindi ci abbiamo invitato l'ente pubblico per eccellenza di comune e non si è fatto niente. Questa è un'espressione di invidia. Questo punto non è mancanza di tempo e di attenzione, questa è una forma esplicita di invidia. Terzo, che il vantaggio di breve termine ha preso il posto del vantaggio di lungo periodo. Il cosiddetto cortotermismo, che è un'espressione che ormai è entrata in voga anche nel linguaggio corrente, ha preso il posto della prospettiva, del progetto. Quando si parla di un progetto, il riferimento è sempre ad un orizzonte temporale almeno di medio lungo termine. Oggi invece si parla di iniziative per il breve termine. Infine, il lobbismo ha preso il posto di una, come dire, azione congiunta. Il lobbismo vuol dire che ogni piccolo gruppo trova il modo di organizzarsi e però ottenere da chi gestisce il potere in quel momento il massimo di vantaggi, disinteressandosi di quello che accade agli altri. E infine la cooperazione, la competizione posizionale ha preso il posto della competizione cooperativa. Voi sapete che la competizione è di due tipi, posizionale e cooperativa. La competizione posizionale è quella che viene resa dall'adagio che dice mors tua vita mea, la tua morte è la mia vita. Nella competizione posizionale ciascuno che gareggia ha come obiettivo quello di espellere l'altro, di eliminare l'altro per essere il primo. La competizione cooperativa fa esattamente l'opposto, si compete perché le differenze devono rimanere, le identità sono molto importanti, ma la differenza di identità e anche di storie, di tradizioni, dovrebbe dire in una forma cooperativa, perché solo questo garantisce il raggiungimento che dicevamo prima del mondo. E quindi, come vedete, questi fenomeni, chi vive a Rimini e ha una certa età, può confrontare questa fase storica con quella precedente. E questo è iniziato 25-30 anni fa, prima non era così. Io ricordo la Rimini del dopoguerra, ci si magari scannava sul piano delle idee, però alla fine ci si metteva assieme e si realizzava un'opera. Ora, questa
situazione evidentemente non è destinata a curare, che non può curare per la semplice ragione che una situazione di questo tipo non può degenerare in fenomeni già che stiamo vivendo. Ecco perché a me è parso che l'iniziativa Borgo Gentile rappresenti un inizio sicuramente limitato di inversione nella di questa tendenza. Da quello che ho salutato l'iniziativa Borgo Gentile in forma positiva, e ripeto, è un inizio, però è un inizio significativo per appunto contrastare l'andazzo. Allora, se questa iniziativa deve avere successo, io mi auguro che l'abbia, è necessario che si fissino e si discutano, per vedere se c'è il consenso necessario, alcuni punti fermi, alcuni punti fissi. Che sono? Primo, bisogna che una volta per tutte si capisca che abbiamo noi in Italia e quindi anche a Rimini una defaillance, che è un calo del tasso di imprenditorialità. Questo è un punto che non viene mai sottolineato a sufficienza, ma che è all'origine. Nel dopoguerra, nel trentennio del dopoguerra, il Rimini aveva un altissimo tasso di imprenditorialità. Oggi è calato, questo lo si deduce da statistici, ma soprattutto da un virus culturale che si respira. Ora, quindi, bisogna capire che è l'impresa che crea il lavoro, non è la burocrazia. Lo so che qualcuno pensa diverso, ma sbaglia, e quando sbaglia bisogna avere il coraggio di dirlo. Perché uno non è obbligato a sapere tutto, però deve avere l'umiltà, e se non sa, deve farsi spiegare, e non avere l'arroganza di dire io non so e pretendo di insegnare agli altri. Io ho detto creare il lavoro, lo creano soltanto soggetti capaci di produrre valore aggiunto. Quindi le burocrazie, sia private sia pubbliche, per definizione non creano valore aggiunto, semmai lo redistribuiscono, quindi non possono creare lavoro, possono utilizzare il lavoro, cioè possono generare posti di lavoro, ma creare lavoro è un'altra cosa. Chi conosce il significato di questa espressione? Perché per creare lavoro bisogna appunto intraprendere. Ma ecco l'altro punto, l'impresa che crea lavoro non è solo l'impresa di tipo capitalistico. Questo è l'errore che per ragioni forse ideologiche noi ci siamo portati dietro negli ultimi decenni e che ora vedo che ci si sta un po' allontanando, cioè l'identificazione dell'impresa con l'impresa capitalistica. Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Chi è quell'imbecille che può dire delle cose del genere? Impresa è nata prima dell'avvento del capitalismo. E allora perché identifichiamo l'impresa col capitalismo? Perché? Perché è una deformazione culturale, una deformazione ideologica. Perché l'impresa capitalistica, cioè quella che opera per il profitto, ha ovviamente un ruolo, chi lo può negare? Però ci sono altre forme di impresa, precisamente l'impresa sociale, che opera senza fine di lucro. Però l'impresa sociale produce valore aggiunto, quindi crea lavoro, non lo redistribuisce come fa la burocrazia, come fanno gli apparati pubblici e così via. Quindi bisogna capire che, così come inutile che stia a fare esempi di imprese sociali, c'è l'impresa sociale stricto sensu, quello ex legge 155 del 2006, ma ci sono le cooperative sociali che sono imprese sociali. La cooperativa sociale è un'organizzazione che crea, che aggiunge valore a quello preesistente. Ci sono alcune APS, associazioni di promozione sociale, ci sono le organizzazioni non governative. L'espressione impresa sociale va presa in senso molto ampio. E sapete che in Europa, la linea che già l'anno scorso, ma è stata ribadita dal Consiglio d'Europa il 22 gennaio di quest'anno, è stata quella appunto di puntare tutto sulla imprenditorialità sociale, perché finalmente, forse loro sono arrivati prima di noi, anche se avremmo dovuto prima noi italiani, hanno capito che il tema del lavoro, se vogliamo tendere ad una società della piena occupazione, non può essere ottenuto solo nel settore capitalistico dell'economia. Anche il sindacato, cioè io parlo in generale, poi ci sono le eccezioni, anche se deve recuperare un terreno perso.
perché il sindacato pensa che il lavoro possa essere solo quello dentro l'impresa capitalistica. Ma chi l'ha detto? Dove sta scritto? Non è forse lavoro quello di chi si occupa di operare dentro quelle strutture che hanno i nomi che ho ricordato poc'anzi e che genericamente chiamiamo di impresa sociale? L'impresa sociale non ha il fine lucrativo, ha una sua natura, ha un suo statuto, ha una sua ragione d'essere e via discorrendo. Questo allora è il primo punto fisso che bisogna. Cioè bisogna passare da una logica di tipo redistributivo ad una di tipo produttivo. Perché voi capite che la logica redistributivista per far prima, è una logica che funziona soltanto nelle fasi emergenziali. Se c'è un'emergenza, allora io prendo da chi ha e lo do chi non ha. Ma in condizioni normali e nella prospettiva del lungo termine, voi capite che la logica distributivista porta alla miseria di tutti. Perché quando io ho redistribuito, poi se non c'è la creazione di nuovo valore, alla fine staranno male tutti. Ed è questo il motivo per cui, dicevo, in Europa si è intrapresa questa nuova. E noi italiani avremmo dovuto essere noi i primi a lanciare questo, e invece ci siamo lasciati trascinare un po' come al solito, perché siamo appunto ammalati di individualismo libertario che ci ha portato a dividerci anziché a fare quello che invece. Questo allora è un primo punto. Il secondo punto fisso è quello di prendere sul serio la sfida del welfare generativo, che è in parte collegata al punto trattato. Voi sapete che ci sono due grossi paradigmi di welfare, il welfare redistributivo e il welfare generativo. Il fatto che ancora pochissimi parlino in Italia di welfare generativo la dice lunga, che vuol dire che chi non ne parla e anche ha degli interessi nascosti, anche se dopo lo dice da difendere, e allora dovete sempre dubitare. Qual è la differenza? Che il welfare redistributivo è quello che funziona così: lo Stato preleva con la tassazione generale le risorse e le utilizza per finanziare i diversi servizi di welfare, sanità, scuola, eccetera. Ora, questo modello, o meglio ancora paradigma di welfare, oggi non ha più futuro, non riesce più a ottenere, per le ragioni che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Gli enti pubblici non hanno soldi neanche per piangere, non vengono meno le risorse legate soprattutto al finanziamento di servizi dovuti alla transizione demografica. La transizione demografica è un fatto serio, cioè la speranza di vita si allunga, i bisogni soprattutto socio-assistenziali e sanitari aumentano, quindi la sproporzione. Al tempo stesso, come ormai tutti sanno, si dice che bisogna abbassare la pressione tributaria. Quindi è stato calcolato che per tenere in vita il welfare redistributivo, garantendo un minimo di decenza nell'erogazione dei servizi, la pressione tributaria dovrebbe essere del 62%. Immaginate se in Italia uno proponesse una pressione tributaria media del 62%, la gente andrebbe fuori la pressione di mano, o andrebbe tutti dove? A San Marino fuori. Ma a San Marino non c'è spazio per ospitare tutti, e così via. Ecco allora il punto. Il welfare generativo invece è un welfare che tende a generare al proprio interno le risorse che servono al proprio finanziamento. Perché questo? Perché, e io ho visto che alla base di questo progetto Borgo Gentile c'è proprio questa idea, anche se non è esplicitata, però sarebbe bene esplicitare, così la gente comincia a pensarci sopra. Il punto è che il welfare redistributivo è a funzione di individualismo. E a me fa specie che gente, soprattutto quelli di sinistra, abbiano sempre sostenuto il welfare distributivo cadendo in contraddizione pragmatica con le proprie idealità. Perché il welfare distributivo è individualistico, perché tu sei nel bisogno, io ti do, io Stato o comune o regione ti do quello di cui hai bisogno e tu non fai niente, cioè tu non ti senti coinvolto in una azione di reciprocità. Ma mi sembra una cosa accettabile. Questo è disumano. Il welfare distributivo è contro l'umano. E questo è il punto. Nel welfare generativo invece lo slogan è: non posso aiutarti senza di te. Capite? Cioè io ti voglio aiutare, tu però devi collaborare. Come? Certo, non coi soldi, altrimenti non staremmo qui a parlare. Ma secondo voi un portatore di bisogni non è anche un portatore di risorse, ad esempio di informazione? E l'informazione non è una risorsa.
oppure non è portatore di una capacità a sua volta di reciprocare nei confronti di altri. Possibile che chi è nel bisogno debba essere considerato oggetto della benevolenza altrui e non soggetto? Se io sono soggetto, vuol dire che non posso essere umiliato, sono nel bisogno e qualcuno mi dà, e così ho risolto in quel momento il mio bisogno, però io mi sento umiliato perché non vengo coinvolto in un progetto generativo che mi spinge a mia volta ad aiutare altri. Tra di voi c'è qualcuno che può dire che non esiste nessuno che non possa dare qualcosa agli altri? Ecco perché il welfare generativo genera coesione sociale, perché dice, la società dice, tu sei nel bisogno, ti aiutiamo, però anche tu devi fare qualcosa. Ora, parliamoci chiaro, la nostra Costituzione dice così, l'articolo 2.3, il fatto che la nostra Costituzione è la bella Costituzione, che l'abbiamo travisata, abbiamo reso un paternalismo generalizzato che ha deresponsabilizzato le persone, perché la Costituzione parla di diritti ma anche di doveri, e cioè che ognuno di noi ha il dovere di contribuire proprio al bene comune, eccetera. Ecco allora il secondo punto fermo. Io ho visto che questo progetto contiene questi elementi, e cioè che chi è nel bisogno deve essere aiutato a uscirne, come? Valorizzando le sue potenzialità e quelle che avanti a sé chiama capability, cioè le sue capacitazioni. Mentre del welfare distributivo io favorisco la passività. Tu se ne hai bisogno, hai fame, ti do il pezzo di pane. Ma voi capite che questo non può essere accettato. Questo va bene se è l'emergenza. Se c'è un'emergenza, lo capiamo tutti. Ma non possiamo rendere sistematico questo modello. Ecco allora il secondo punto fisso che occorrerebbe ribadire e tradurre in pratica, come mi sembra si stia facendo. Il terzo punto, che qualcuno ne avrà già sentito parlare di questo, è il principio di sussidiarietà circolare. La sussidiarietà verticale e orizzontale non basta, hanno loro ragione d'essere, bisogna arrivare alla sussidiarietà. Qual è l'idea della sussidiarietà circolare? È che i tre vertici, come i tre vertici di un triangolo, che rappresentano altrettante sfere della società, devono tra di loro interagire in maniera sistematica sulla base di protocolli condivisi per la programmazione degli interventi e per la gestione degli stessi. E quali sono i tre vertici? Uno è quello dell'ente pubblico, il secondo è il vertice della business community, cioè del mondo delle imprese, e il terzo è il vertice della società civile organizzata, che quindi è rappresentato dalle associazioni che hanno dato vita al progetto Borgo Gentile, appartengono alla terza sfera. Ebbene, queste tre sfere devono interagire. Ovviamente, per interagire, voi direte, bisogna che le altre due ci stiano, appunto. In altre parole, ci vuole sempre qualcuno che rompa il circolo vizioso, perché siamo in presenza di un circolo vizioso in cui ognuna delle tre sfere dice, io aspetto che sia gli altri due a farmi il primo passo. Quello che gli economisti chiamano il dilemma del prigioniero, in cui ognuno sta a vedere che siano gli altri a muoversi, ma siccome tutti ragionano così, nessuno si muove. Allora in queste situazioni ci vuole un soggetto che rompe, e rompe in che senso? Anche nel senso di rompere le scatole, di insistere, di bussare, bussate e vi sarà aperto, sta scritto. E in generale la storia funziona così, funziona. Però bisogna essere determinati e non soltanto bussare una volta, bisogna bussare una volta. Bisogna che voi snidiate le altre due sfere, di cui e ci sono già dei segnali, perché? Perché evidentemente si arrivi a definire una sorta di protocollo, o se volete un regolamento a livello comunale, come è stato fatto a Bologna. Perché a Bologna ce l'ha fatta? Perché? E perché non la potete fare voi a Rimini? In Bologna, nel febbraio di quest'anno, il Consiglio Comunale, cioè il Comune di Bologna, dopo due anni di bussate alla porta, evidentemente ha approvato, chi vuole che segue il porto dicendo lo sa, il regolamento della cittadinanza attiva, si chiama così, il regolamento di cittadinanza attiva, ed è il primo del genere in Italia e devo dire il primo del genere in Europa. Ovviamente voi direte, ma perché Bologna? No, perché sarebbe stato più facile farlo lì, perché non l'avete fatto lì? La colpa è anche vostra, perché a Bologna sono stati i vostri amici, quelli di Social Street, via Fondazza,
sapete cos'è il social street, che oggi è diffuso ormai anche negli Stati Uniti. Il social street vuol dire la strada sociale, via Fondazione, la via malmessa del centro storico di Bologna, e i cittadini che vivono in quella via, dopo aver chiesto 20 volte al comune di mettere a posto la strada e qua e là, niente, si sono stufati, si sono auto-organizzati e hanno cominciato a pulire, a selciato i muri, eccetera, e alla fine hanno avviato un processo deliberativo che ha portato all'approvazione, e oggi ci sono già a Bologna, quindi queste esperienze si sono decuplicate e si stanno espandendo in diverse. Ma io non voglio enfatizzare l'esempio, ma capire il principio, e cioè che questo è uno dei casi in cui ora, qual è il principio base di questo regolamento? Che i soggetti della società civile organizzata, per fare quello che vogliono fare, non devono più chiedere l'autorizzazione, devono solo informare. Questa è la grande novità. Voi l'avete detto prima, voi per fare una cosa dovete avere l'autorizzazione, se il comune non ve la dà non la potete fare, ma vi sembra una cosa civile questa? Questa è disumana, quindi non può essere accettata. Le regole che sono contro l'umano vanno cambiate e bisogna lottare. Tanto che ci sono vanno rispettati, perché noi sappiamo che l'anarchia è sempre pericolosa, però non bisogna dire passivamente, siccome la regola dice questo dobbiamo fare, perché le leggi, come le leggi, quando sono sbagliate, e voi capite cosa sono sbagliate, quando violano dei diritti umani fondamentali vanno cambiate, ci vuole una rotazione, allora voi dovete fare altre cose. Voi scaricatevi dal sito del Comune di Bologna il regolamento, è disponibile. Un regolamento di 30 pagine, vedete subito come è stato articolato e così via. Per cui adesso se un'associazione come può essere la vostra vuole fare qualcosa a Bologna non deve chiedere autorizzazione, si mette a farla e deve solo informare l'assessorato di pertinenza e dire noi da domani facciamo così, e si impegna a rispettare i canoni scritti nel regolamento, sono circa 40 articoli, vediamo che il rispetto delle regole ci vuole, non è che uno possa fare qualcosa. E il comune, se vuole, fa un controllo, ma ex post, non ex ante, cioè lo fa dopo che il lavoro per verificare che quella certa associazione abbia rispettato le regole di comune accordo con il comune. Questa è l'idea della sussidiarietà civile. Ora, se l'hanno fatta loro, in molti altri comuni in Italia, so, dopo, dal febbraio scorso, l'hanno approvato, è fatto anche voi. Andate dal sindaco. Gli rompete la testa, gli dice ma scusa perché il tuo collega di Bologna l'ha fatto e tu non lo vuoi fare? In base a quale, oltretutto il colore cosiddetto politico è lo stesso, il tipo di, non è da dire uno possa dire a te perché lì ci sono, c'è il centro-destra o il centro-sinistra, è lo stesso, se l'ha fatto Bologna che è la città più complessa perché non lo può fare lì, ditemelo voi, perché nessuno gli ha spaccato la testa, bisogna imparare a spaccare la testa, scarso di equivoci, spaccare la testa vuol dire mettere un po' di sale e poi ricucire, così dopo si viene, perché d'altra parte un amministratore se non viene pressato come volete che possa, perché un sindaco a sua volta ha mille problemi, bisogna capire queste cose indipendentemente dal tipo di persona che piaccia o non piaccia, però oggettivamente un sindaco ha molto, ma se lui non vede la pressione che sale dal basso, perché mai dovrebbe mettersi a fare quella cosa piuttosto che quell'altra? Dirà, nessuno me lo chiede e io vado avanti come al solito. Però questo, anche voi vedete, sapete che Bologna da qualche tempo a questa parte è nato un processo di rinascita. Andate a vedere i contratti che la CGL a Bologna ha siglato con la Ducati, lui lo sa, per tu siete in contatto. Ci sono contratti a livello aziendale molto innovativi. Adesso io, è questo il nostro scopo, e non c'è bisogno di un intervento, ma questo è la specifica. Ecco, allora io vi invito, fate partire questo progetto di sussidiarietà circolare, scaricate quello, leggetevi un po' di materiale, un po' di bibliografia c'è, perché non tantissima, ma negli ultimi anni si è venuta a creare, e sulla base di queste informazioni e di questa conoscenza teoretica dovete chiedere in maniera civile però insistente che anche a Rimini si arrivi a un qualcosa analogo, mutatis mutandis, a quello del regolamento comunale di Bologna, eccetera. Perché allora in una situazione di questo tipo, come ha detto lui, la sede sarebbe venuta fuori, lo dico io, invece voi siete ancora sotto il regime concessorio,
chiedete di quadrati, mi avete detto che il comune dice che io ho altro da pensare, ma con quel regolamento non sarebbe stato così, perché qualcuno di voi avrebbe potuto dire là, io ho scoperto che ci sono 1000 metri quadrati liberi, e allora andiamo a prenderli noi, e lì rispettiamo le regole e così via. Quindi vedete come dopo le cose cambiano. Bisogna uscire dall'idea che l'ente pubblico noi dipendiamo, noi società civile dipendiamo per la nostra operosità dalla decisione o dalla discrezionalità dell'ente pubblico. Questo non può essere accettato, perché questo è antidemocratico, a meno che uno mi dica a me la democrazia non piace, non mi piace la dittatura, però io, mi fa specie gente che dice ah io sono democratico eccetera e poi accetta questo stato di cose. Ma non vogliamo scherzare, siamo nel 2014, non siamo mica nel 1800, quando la popolazione ignorante non sapeva né leggere né scrivere, quindi doveva essere accompagnata e governata passo passo. Infine, l'ultimo punto fisso, oltre a quello che ho già detto, è quello che riguarda, come dicevo prima, quando si tratta della CGL, il lavoro propriamente culturale. Cioè bisogna che, voi sapete che oggi la nostra società, non solo italiana, ma noi parliamo dell'Italia, soffre di una carenza di pensiero. Non si produce più pensiero. Questa forma di attivismo, di far questo e quell'altro, se non è guidato da un pensiero orientato all'azione, degenera sempre. Perché la storia ce l'ha insegnato. Tutti i grossi movimenti di trasformazione sociale, di grandi riforme, sono sempre preceduti e accompagnati dalla generazione di pensiero, che non deve essere un pensiero astratto, ben inteso, questa è la degenerazione, ma deve essere un pensiero orientato all'azione, perché diversamente certe sfide non si riescono a vincere, perché di fronte a certe difficoltà e di fronte a certe situazioni anche conflittuali, se hai un pensiero, il pensiero è come la stella polare che ti indica la direzione di guida, la direzione di marcia e così via. Ecco perché così non è per deformazione professionale, appartenendo io al mondo dell'accademia, però ma perché so che è così, non sottovalutate l'esigenza di dedicare una percentuale del vostro tempo di vita, del vostro tempo di lavoro alla elaborazione del pensiero. E l'elaborazione del pensiero la si ottiene discutendo, ascoltando, leggendo, studiando, confrontandosi e così via, perché diversamente il puro attivismo dopo un po' non regge. Tutti i grandi, lo ripeto, processi di trasformazione delle nostre società sono sempre stati preceduti da una teoria. La teoria è, voi sapete, la parola teoria, è teoria, in greco, theos vuol dire Dio. Sviluppare una teoria vuol dire riconoscere che c'è un'istanza superiore che guida l'azione, altrimenti se non hai una teoria, se non hai la bussola, tu rischi di andare a rifarci. Chiudo dicendo allora che, riallacciandomi a quello che ho detto in apertura, la storia di Rimini è una storia molto affascinante, molto interessante, da tanti punti di vista, non c'è bisogno che io stia a descriverla. Però appunto è una storia che, come aveva scritto il grande americano, è un equilibrio punteggiato, punctuate di equilibrio, diceva lui, cioè dire fasi di grande boom di sviluppo che si alternano a fasi di depressione. Oggi Rimini è una fase di depressione, basta vedere quello che sta succedendo in giro, è utile che faccia dei nomi di riferimenti alla realtà, eccetera, il tasso di occupazione, così. Però non dobbiamo rassegnarci che questo debba essere il destino finale. Perché la storia di Rimini è sempre stata una storia civile. Però ci vuole in ogni momento di passaggio qualcuno che riesce a rompere questo circolo. E questo qualcuno a volte può essere un singolo individuo, ma meglio ancora un gruppo di persone che, capendo e soprattutto animati da una carica di generosità, si mettono all'opera per rompere il circolo. Io mi auguro che Borgo Gentile voglia raccogliere questa. Che non può pensare solo a se stesso, quello che fa non può servire solo a dilatare gli spazi, ma deve poter servire a lanciare questo. Perché vedete, Rimini ha decumulato negli ultimi 30 anni il suo capitale civile. Voi sapete che il capitale civile ha due componenti, il capitale sociale e il capitale istituzionale. Il capitale
capitale sociale, sapete cosa sia, ossia ormai le reti sono le reti di fiducia, che instaurano le persone che vivono in un certo contesto. Il capitale istituzionale, questo concetto, fa riferimento alle regole del gioco, perché le istituzioni sono le regole del gioco, e le regole del gioco sono sia quelle politiche, sia quelle economiche o sociali. Ad esempio, il modello di sussidiarietà circolare è un esempio di istituzione di tipo socio-economico che deve essere applicato. Ecco, Rimini negli ultimi 30 anni è vissuta di rendita, come si suol dire, sul capitale civile che generazioni precedenti alla nostra avevano accumulato con grande intelligenza e sforzi nei decenni precedenti. Noi non possiamo essere così perversi da sfruttare quello che gli altri hanno fatto e non dare il nostro contributo. E chiudo dicendo che c'è una precondizione necessaria perché tutto questo possa realizzarsi, e la precondizione è quella di divertirsi. Bisogna divertirsi. Allora, quando dico questo, all'inizio qualcuno rimane un po' stordito, dice come sarebbe dire divertirsi, perché siamo talmente male educati che non sappiamo il significato delle parole, perché la parola divertirsi deriva dal latino divertere, e in latino divertere, sapete cosa vuol dire? Vuol dire uscire da se stessi per incontrare l'altro, uscire da se stessi per incontrare il volto dell'altro. Ecco perché si diverte chi non guarda solo a se stesso. I narcisisti non sono mai contenti, non si divertono perché vedono solo se stesso. Sapete la storia di Narciso, che si era innamorato di se stesso. Ricordate, no? Una bella pagina della mitologia. Siccome si era innamorato di se stesso, si specchia in un lago, vede la sua immagine e voleva baciare se stesso. E buttandosi giù muore affogato. Quindi è un patacca che evidentemente per amare se stesso, se invece cominciamo a amare gli altri non ci vuole più. Ecco allora cosa vuol dire divertirsi. Proviamo a uscire da noi stessi per incontrare l'altro, e allora i problemi che ci paiono irrisolvibili troppo, ma soprattutto arricchiscono di gioia noi stessi che conduciamo. Quindi tanti cari auguri e buon lavoro davvero per la vostra presenza. Grazie. Thank you.